Rieccoci qui. Eccoci qui, olè. Col secondo round. La seconda parte. Vabbè sì, il secondo round della partita che avete visto due secondi fa. Qualche giorno fa. Qualche giorno fa, noi non abbiamo questa linea temporale ben definita. Vabbè, si passerà qualche giorno. Ecco, sono passati due secondi da noi, però con una distanza di tempo abbastanza buona. Questa è la parte opposta della mappa, siamo dall'altra parte. C'è già uno con lo scudo, bene. Moluso. Io divento invisibile e vado. È un essere a piedi. Ah, molto utile l'invisibilità, sì, mi hanno visto. Venite sotto al mio scudo, la mia ala protettrice. Ma guarda come si... No, questa ragazza è vedella. Guarda come si è infilato il corpo nel muro. Warning. No, ma come? Ma non ci sono una fossile con lo scudo. Oh mio Dio. Sono un coglione. Ah, basta. Però io posso cambiare l'arma mettendo il mitra, è vero. Sì, puoi anche mettere il mitra se vuoi. Ma quanto ci mettere? Almeno guarda, faccio qualcos'altro invece che solo cecchinare in sta mappa. Fa schifo per cecchinare. Adesso, paradossalmente, dobbiamo vincere e dobbiamo conquistare tutti i punti. Cioè, ragazzi, la vedo bene. Sì, ma dai, ma quello sta muretto dietro là, non lo colpisce nessuno. Dove sei? Vedo. Hiro Mega, ciao Hiro. Eccoci. Mettiamo il PP, vai. Il PP 2000, il PP. La PP. Play, vieni. Buttiamo un po' di PP sui nemici. Qua non giochiamo tanto per vincere, perché altrimenti perdiamo. Oh, ma che le dov'hai? Altrimenti devi pagare. Vieni. Sì, altrimenti paga. Dov'è Shepard? Ecco, ci siamo. Shepard non lo so. Sta davanti con lo scudo, lui mi piace troppo. Lui è sempre avanti con lo scudo. Non lo vedo neanch'io. Sono morto. Oh, ce n'è uno qua, Uno fisso proprio. Qua sotto. Oh. No, mi sta. Ma ammazzato! Uccidetelo. Sto passando dall'altro lato io. Ha ammazzato pure a te, Iro. Sì. Non a me però. Non ci so. Da dietro. Bravo. Te ne stavi andando su al destra. Ma torniamo con Iro, I due dell'Ave Maria, eccoli. Punto di bastardo. Cazzo, due col fucile a pompa! Due! Uno sopra il tetto e l'altro davanti al garage, ma che cavolo! Securing Delta. Oh, ma perché non muore? Quanta vita c'hai? Ma è potente il cecchino, cioè cecchino tra virgolette. Con ce l'ho scudo. La classe da Recon con. Ma quello c'ha lo scudo, merda! Maledetto! Diciamo che sono l'unico in questa partita che sta utilizzando la classe del gioco. Securing Delta. Oh, grande scelta, è mai vendicato, bravo, so fa schifo, faccio proprio schifo sta partita. Io sono secondo, però sotto parecchio di Sheva. Ma Sheva è la testa. Ma non muore! Ma dai! Sti supporti qui c'hanno troppa vita. Hiro Mega, stiamo insieme a Hiro Mega, vicini. Con due supporti. Dove sta? Puttana, mannaggia la trova! Avevano lo scudo, non l'avevano visto. Oh cazzo, chi è? Ma no, ma basta. Ma sto gioco fa schifo. Ma veramente. Ma da dove spunta? No. Ragazzi. Cli sta troppo avanti. Grazie Shepard. Sta indietro. Clay, aiuto. Ma dove diavolo è? Ma guarda, mi ha colpito attraverso... Ah no, è sopra il tetto. Ma guarda dove si è messo, quel bastardo! Ma sta sopra il tetto, bastardo, muori! Ma ha colpito muori, però... Muori. No, devo dargli atto che ha colpito bene, ma ha colpito attraverso il finestrino della macchina. Beh. Guarda quanti sono, guarda, li sono troppi! No, un altro morto, su. Cominciamo a fare un po' in cetta di... Comunque l'abilità di questo personaggio, l'invisibilità, è veramente inutile. Ora ho capito perché... Daniel utilizzava lo scan. Porca... una bomba! Ma i compagni sono ucciso. Non lo so. Ho ucciso un altro. Ucciso sto un cercando altro. Di ripetere di noi. Vedo Shepard vicino a me. Mi sento più sicuro adesso. Ce n'è uno dentro. Sto andando in invisibilità. Sì, ce n'è uno nel parcheggio, ecco là. Bravo. Cerchiamo di prendere cima. C'è un altro che sta arrivando da sinistra. Dal lato sinistro mio. Dal lato sinistro nostro, dai! Fai in spesa la strada. Vabbè, è morto. È morto.
C'è uno sopra il tetto. Sopra il tetto di questa, questa casa davanti. No, ma mi si è messo alla, cioè davanti a, a sinistra. Oh, ho visto, visto. Sul tetto proprio, è sdraiato come un verme. Guarda, spunta, spunta il culo. Guarda. Guarda che ti faccio una bella suppostina, dai. Tirato una bomba. Io non lo vedo, eccolo. No, non è quello, cavolo. Miravo il faretto. Guarda, ne stanno arrivati altri, eh. Guarda, è proprio un'invasione questa. Non è un assalto. Come un virus. Dove state, oh? Io li sto dietro, li sto uccidendo. Bravo, bravo. Bravo, sì. Oh, qua proprio uno. Stava a leccare le palle. Sdraiato vicino. Allora. Certo che però quando sporgono così poco, sono veramente rompipalle. Aspetta, prima di entrare in partita, ma metto lo scan, va, che tanto lo stealth giusto in certi casi. Vabbè, dai, lascio lo stealth. Ho ammazzati due qua vicino. Diciamo che continuo proprio lo stealth, vediamo un po' se funziona discretamente, ma e disse così, dici? Poi morì. Infatti. Non so, io sto andando. Ecco, l'ultime parole famose. Securing Charlie. No, ha messo lo scudo, merda! Via, 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 c'ha lo scudo, c'ha lo scudo. Lo metto anch'io, venite qua dietro, tutti dietro. C'è uno davanti. Cioè, no. Dietro, dai. Eccolo. Sì, vai, vai. Sì! Uccidetelo. Ah, il cecchino, ma va a farti friggere. Mi ha colpito al cuore. Bravo, 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 Shepard. Vai a conquistare. Ma Shepard, ma tu c'hai il beneficio della parola o no? Mi sto concentrando. Ah, è concentrato, ok. Ecco, sta insieme. Shepard è concentrato. Io, Clay. No, io, ma te Clay, tu stai? Stai io sono morto un'altra volta. C'ho 7-7 come score, non fa schifissimo. Ah, io ho 8-5, fa schifo. Beh, meglio 1-1 di Kill Death Radio che generativa, no? Sì, sì. No, io ho fatto 8 uccisioni e 5 morti. No, 8 morti, 5 uccisioni. Ma dove cavolo state voi? Noi siamo avanti, siamo venuti. Io siamo C, io sto a C. Siamo venuti da te, se ci dai un po' di tempo, magari cerca di resistere là. Guarda qua, non è tanto facile, è pieno di nemici. Uno è morto, ucciso. Però ti provo a venire là sopra da te, ma non ti assicuro niente perché... Ecco, io sto dietro di te, inquadrami se vuoi, sto qua. E vedi? Vedo, vedo. Andiamo, Solo che qua non si cattura, raga, bisogna sta sotto. Mo ce vado io. Detected by scan. Pure io. Cercate di coprirmi dall'alto, per favore, perché io sto in pericolo altissimo qua sotto. Abbiamo 45 secondi, se riusciamo a prenderci ci abbiamo qualche speranza, ma io la vedo brutta. Saltate giù, dai ragazzi. Chi è che tira le bombe? Merda! Saltate giù. Ce ne sta uno sul balcone a destra. Merda! Ci sta uno con lo scudo. E uno senza. Per finire il tempo. Dai ragazzi. Ma allora. Niente, mi ho ucciso col cecchino. Ma quando... Comunque la posizione di questi personaggi fa abbastanza schifo, eh. Cioè, in alcune posizioni non puoi scendere di un tot a mirare. Già. E mi hanno praticamente fregato perso, in questa ragazzi. Maniera. Abbiamo perso. Abbiamo perso. We have lost. Sì, ok. Ma è già finito? Sì. Quanto hai fatto tu, Lip? Abbiamo... 20 minuti è durato. No, in totale tutta la partita è durata 20 minuti. Un cavolo, 10 minuti da... Oh Maria, che defeat! Ci hanno proprio... Tu hai fatto 9-6 o 10-5? E vabbè, abbiamo perso. Contenti? Abbiamo... Level up! Vabbè, faremo un altro gameplay, magari con una modalità un po' più corta. Quindi facciamo due round in uno. Magari quello di mantenere il punto di controllo, non so, qualcosa del genere. Visto che il precedente gameplay è durato di più, allunghiamo questo qua, esprimendo ognuno un'opinione su questo gioco. Oddio. Non mi vedo opinioni positive. Cosa ne dite? Ma...
Guarda, fondamentalmente giocarci insieme in compagnia non è malaccio, però... Clay, cancella la partita. Clay, cancella la partita, sì. Se me lo fa fare. Non mi fa niente, sta entrando dentro la partita. Vabbè, allora diciamo velocemente questo viene sul gioco. Per me... Vabbè, basta fare esce, aspetta. Come si fa a uscire? Devi lasciare il fire team, penso. No. No. Vabbè. Devi pigiare home? Sì. No, col cavolo. No. Che cazzo ormai bisogna fare per uscire? Come si fa a uscire? Anch'io ho fatto lockout. You have been kicked from the fire team. Ok. Oddio, mi inchiedono di me. Oddio. Oddio, logout, yeah. Voglio fare logout. Ok. No, il mio nickname devo inserire. Com'era? Vabbè, dai. Chiudiamo il video così. Prima voglio sentire che l'ho visto soddisfatto del gioco. Come no? Questa cosa comunque è brutta, che appena esci dalla partita ti rimettono automatico in coda. Cioè, come proprio ti spinge a giocare questo sì, gioco. Sai chi parla? Sì, è abbastanza pieno di bug e problematiche varie, anche se è un titolo della Ubisoft. Secondo me ha dei problemi seri di bilanciamento in alcune mappe, per esempio mappe piene di cecchini, impossibili da... Sì, come ho detto io, bisogna mettere un numero tot, un massimo di recon di cecchini, appunto. Oppure, puoi utilizzare recon, però di avere soltanto tot recon possono avere il cecchino equipaggiato. Sono delle limitazioni che esistono già su altri giochi, ci sono delle mod su Call of Duty, per esempio, fatte dall'utenza che permettono di fare queste cose, per cui non capisco per cui, cioè per il motivo per cui non l'hanno messo qui. Che... sì, se attiva del boosting si impalla il personaggio a cambiare arma. Sembra che fa attività, diciamo, private. Sì, quel senso. Magari ve la facciamo vedere anche in backstage, vai. Vabbè. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Fateci sapere sui commenti se vi piace. Shepard Dante è stato muto, quindi non lo faremo giocare più con noi. Ci vediamo alla prossima partita su Ghost Recon Phantoms.